Con l'apertura del villaggio della salute con le unità mobili della Carovana della Prevenzione, ha preso il via stamani 9 novembre nel sottopiazza della Concordia a Salerno la due giorni Race for the Cure, iniziativa nazionale organizzata da Come in Italia in collaborazione nella nostra città con l'associazione Noi Donne Soprattutto, per promuovere la prevenzione e per sostenere la ricerca contro il cancro al seno. Per il secondo anno la Comen Italia ha scelto la nostra associazione per organizzare questa due giorni. Una due giorni con carovane per screening mammografici ed ecografici e il tutto si conclude con una, speriamo, grande passeggiata domani di donne che saranno a sostegno di chi lotta, di chi ha lottato, di chi siamo onorate di questa scelta da parte della Comen, perché è una manifestazione internazionale che da 25 anni è sul territorio italiano e l'Italia è stata la prima in Europa a portare la Race for the Cure. È iniziato a maggio con una manifestazione a Roma di 150.000 persone e con il via del nostro presidente Mattarella, e chiude proprio adesso Salerno con la race di domani mattina. Siamo super emozionati di stare qui, come ho anzi detto, è una manifestazione internazionale e noi ci siamo, noi donne soprattutto sul territorio campano c'è da ormai 10 anni, è un'associazione che è nata per le donne, con le donne, e ha un obiettivo preciso, prenderle per mano ed accompagnarle durante tutto il percorso, non solo di cura, quindi diagnostico, terapeutico ed assistenziale, ma anche proprio prima, preventivo. Prevenire meglio che curare, ci attiviamo in modo tale che le donne possano avere un supporto informativo, conoscitivo e aiutarle proprio durante il percorso di ripresa della propria vita dovuto al difficile, insomma, percorso della malattia. Visite, mammografie per donne tra i 40 e i 49 anni e over 70 ed ecografie senologiche per le donne sotto i 40 anni erogate gratuitamente. Consulenze a cura di genetisti, nutrizionisti e osteopati, anch'esse gratuite, nonché lezioni di Qigong e yoga saranno le attività proposte sia oggi che domani. Giornata in cui ci sarà la race, la passeggiata in rosa di 2 chilometri guidata dal Fit Walking Salerno, che partirà alle 10.30 dalla piazza del Monumento al Marinaio, attraverserà l'intero lungomare per giungere in Piazza della Libertà, dove girerà e, ripercorrendo il lungomare, giungerà al luogo di partenza. La RIS, passeggiata sportiva di solidarietà alle donne che lottano contro il tumore al seno, sarà accompagnata nello specchio d'acqua antistante in lungomare da 2 imbarcazioni di canottaggio integrato con le donne in rosa del circolo canottieri Irno. Noi ci occupiamo delle donne vittime di violenza, ma ci occupiamo del mondo femminile e quindi riteniamo la nostra presenza importante. Perché la prevenzione salva la vita, io stessa grazie alla prevenzione mi sono salvata la vita, ho fatto un percorso oncologico, ma oggi sono qui a testimoniare che una donna che fa i controlli può nei tempi e nei modi necessari salvarsi la vita e fare dei percorsi di prevenzione, di soluzione a un problema che comunque spesso molte donne incrociano sulla loro strada. Questa mattina siamo qui con presenti col Centro Antiviolenza Fede, che è un centro che nasce da un progetto insieme a Donnello Senatore, per, non solo per contrastare la violenza di genere, ma per dire anche sì alla prevenzione. Noi abbiamo un motto con noi che ci sta accompagnando in queste 2 giornate, che saremo presenti anche domani alla Camminata Rosa: la prevenzione in vita, invogliare tantissime donne che a fare prevenzione, a volersi bene non solo al di fuori ma anche interiormente, attraverso anche queste giornate di promozione ma anche di possibilità, in quanto
con medici e con associazioni dove all'interno ci sono figure professionali esperte, potranno offrire delle visite gratuite. E perché no, allora, tantissime donne anche che fanno parte del nostro circuito, che si rivolgono al centro antiviolenza, non solo nell'accompagnarle in percorsi, ma soprattutto anche invogliarle a guardarsi un pochino in più interiormente e a lavorare con la prevenzione, iniziando proprio nel volersi bene.